In questa edizione di Salute e Società, dal Congresso Europeo di Urologia, invecchiamento e incontinenza, tumore del testicolo, nuovi marcatori per il carcinoma prostatico. Bentrovati da Marco Caracciolo. Si è tenuto a Monaco il 31° congresso della Società Europea di Urologia. L'incontinenza urinaria colpisce circa un adulto su 10, ma aumenta di molto la sua incidenza tra le persone con più di 65 anni. Nel sesso maschile, la diffusione di perdite urinarie è generalmente dovuta all'insorgenza di patologie prostatiche. Nelle donne, invece, è spesso legata ad una lassità dei muscoli del pavimento pelvico. Il tema dell'invecchiamento dell'apparato urinario nel maschio è di grande importanza perché si tratta della problematica che interessa la prostata che si ingrossa. La prostata è un organo che tutti noi maschi abbiamo per avere figlioli. In età dopo i 50 anni inizia ad ingrandirsi e a dare dei disturbi nell'urinare che si traducono nel doversi alzare di notte, avere un getto urinario più ridotto, dover correre in bagno per urinare. Questo accade quasi sempre. Le terapie sono di tipo medico con dei farmaci che riducono questi disturbi, mentre se queste terapie non sono sufficienti si deve ricorrere a fare qualcosa di più, cioè a utilizzare la sala operatoria con interventi che oggi sono minimamente invasivi e che tolgono la porzione della prostata che blocca il flusso urinario. I risultati sono francamente eccellenti. In campo femminile l'invecchiamento invece crea un problema diverso, e cioè che è quello tipicamente dell'incontinenza, della perdita di alcune gocce o anche più di alcune gocce di urine, e se ne riconoscono di due tipi: quella da sforzo, che vuol dire facendo uno sforzo fisico, sollevando un pacchetto della spesa o altro, le signore perdono un po' di pipì, o al contrario possono avere un'incontinenza da urgenza, cioè devono correre in bagno di colpo e non riescono ad arrivarci e se la fanno un pochino addosso. Anche in questi casi ci sono dei medicinali, per fortuna, che possono aiutare. Nel campo dell'incontinenza da sforzo, degli esercizi di fisioterapia veri e propri, ci sono anche degli interventi. Per cui direi che il messaggio è sia per noi maschi piuttosto che per le signore, se ci fossero problemi di questo genere, andare dal proprio medico, chiedere aiuto, perché le soluzioni ci sono. L'ipertrofia prostatica benigna è una delle malattie dell'invecchiamento che più di tutte colpisce ovviamente gli over 50. Addirittura noi pensiamo che già dopo i 50 anni la vescica del paziente che invecchia inizia a subire dei danni. E allora una delle prime cose da poter dire ai nostri uomini è che già lo screening, diciamo la prevenzione, deve iniziare esattamente a questa età, dopo i 50 anni. Quindi al di là del PSA che serve per il cancro alla prostata, è estremamente importante iniziare anche con una visita urologica, la famosa esplorazione digitorettale, un'ecografia, a capire questa prostata come sta invecchiando, come sta aumentando in volume e quindi in qualche modo come possiamo curarla. E quindi da questo punto di vista oggi abbiamo a disposizione una larga serie di farmaci che sono perfettamente in grado di poter rallentare il processo di invecchiamento della prostata. Oggi abbiamo un nuovo ingresso sul mercato, che è un farmaco che combina un alfalitico, la tamsulosina, insieme alla solifenacina, un farmaco che invece controlla la capacità di ipercontrarsi della vescica, e quindi l'unione di queste due molecole è in grado di poter soddisfare un'altra importante categoria di pazienti, quei pazienti che hanno non solo l'ostruzione, cioè la difficoltà a svuotare la vescica, ma anche questa capacità muscolare del muscolo detrusore, che è il muscolo della vescica, che molto spesso si ipercontrae. Quindi la combinazione di solifenacina con tamsulosina è in grado di poter seriamente poter curare e in qualche modo controllare questi sintomi. L'ipertrofia prostatica benigna è una patologia cronica. Come cronici sono i sintomi che da questo ne derivano. Esistono diverse forme di terapia. Alcuni pazienti hanno bisogno di ridurre i sintomi e di migliorare la propria qualità di vita nel breve periodo. Altri pazienti sono più interessati invece a ridurre il rischio di progressione di malattia e quindi a ridurre il rischio fondamentalmente di chirurgia. I dati della letteratura dimostrano chiaramente, come confermato dalle linee guida, che per ridurre il rischio di progressione di malattia c'è bisogno di una terapia combinata.
con un farmaco come un alfalitico che migliora rapidamente i sintomi e un farmaco come gli inibitori del 5-alfa riduttasi come la dutasteride che riduce il volume prostatico, congela il volume della prostata a quel livello e in qualche modo previene che la prostata continui a crescere nel tempo. In questo modo si ha, come hanno dimostrato tutti gli studi clinici, il miglior livello di riduzione del rischio di chirurgia e di ritenzione urinaria. D'altro canto, in questi giorni si fa molto parlare dell'uso di integratori e di prodotti che non sono in realtà prodotti farmaceutici, quindi sottoposti alle regole della farmacopea internazionale. Sono prodotti che in realtà non hanno mai dimostrato di avere un effetto terapeutico, che comunque costituisce un enorme mercato e parliamo di miliardi di dollari ogni anno. Il tumore del testicolo è una malattia rara, ma la sua frequenza è in crescita. L'incidenza di questa forma tumorale è aumentata del 45% negli ultimi 30 anni, ma la grande maggioranza dei casi può essere trattata con successo ed il tasso di guarigione si aggira attorno al 96%. Il tumore del testicolo è una malattia rara, colpisce tipicamente i giovani adulti in un'età compresa tra i 20 e i 40 anni. Ha una prognosi molto favorevole, dove la guarigione avviene nella maggior parte dei pazienti e in particolar modo nelle fasce di malattia iniziale, praticamente in tutti i pazienti. È una malattia che come incidenza sta aumentando più o meno in tutti i paesi occidentali, Italia inclusa. In Italia ci sono all'incirca 1500 nuovi casi anno. È una malattia dove l'integrazione delle strategie di trattamento che includono la chemioterapia e la chirurgia sono riuscite a ottenere dei risultati assolutamente strabilianti. Questo è avvenuto specie dopo l'introduzione, ormai 3 decenni fa, di un farmaco che è il cisplatino. Dopo quell'introduzione la malattia è diventata una malattia altamente curabile. Questa è un'informazione che deve essere spesa anche perché il tumore del testicolo è diventato un modello di cura in ambito oncologico proprio grazie a questa integrazione delle varie terapie disponibili. Esistono una serie di indicatori che ci dicono in qualche maniera come si può comportare la malattia sia nella fase iniziale che nella fase avanzata, e questo ci può permettere di personalizzare i trattamenti in modo da ottenere il massimo risultato potenzialmente riducendo al minimo gli effetti collaterali, tenendo conto che questi sono pazienti giovani all'inizio della loro vita sia affettiva, sociale, comportamentale e quant'altro. Uno degli obiettivi fondamentali è quello di restituire queste persone alla loro integrità e alla loro possibilità di sviluppo normale della propria esistenza, incluso quello che riguarda la fertilità. E questa è una raccomandazione che deve essere sempre fatta ai pazienti a cui viene fatta diagnosi di tumore del testicolo, è quella di ricorrere a una valutazione della propria funzionalità spermatogenetica ed eventualmente ricorrere ad uno sperm bank, cioè a un deposito del seme prima di un trattamento che potrebbe avere degli effetti negativi sulla malattia stessa. Il cancro della prostata è uno dei principali problemi medici cui è sottoposta la popolazione maschile. Da circa 20 anni, con l'introduzione nella pratica clinica del PSA, l'antigene prostatico specifico, si è registrato un notevole aumento nella diagnosi precoce della neoplasia. Oggi sono disponibili marcatori ancora più specifici del PSA, che possono aiutare a distinguere tra patologie benigne o maligne. Negli ultimi anni sono diventati commercialmente disponibili nuovi markers e la ricerca in questo senso sta evolvendo molto rapidamente. In particolare sono stati introdotti alcuni anni fa due markers, il PCA3, che è un esame che si effettua su un campione urinario dopo un massaggio prostatico, e un altro marker che invece si effettua su un semplice esame del sangue che si chiama meno 2 pro-PSA. E in particolare questo meno 2 pro-PSA, che rappresenta una piccola frazione del PSA circolante, viene poi utilizzato per ottenere un indice che si chiama Prostate Health Index, quindi PHI, che sembra essere più specifico. Ebbene, questi due esami hanno un'ottima capacità di discriminare tra una patologia benigna, come può essere una prostatite, un'infiammazione cronica, un'ipertrofia prostatica e un tumore della prostata. Tuttavia, come sempre, questi marker sono migliorabili e la ricerca sta facendo passi da gigante.
In particolare in questo congresso annuale della Società Europea di Urologia, EAU, che è forse il congresso più grande al mondo dal punto di vista urologico, si parla di circa 12.000 partecipanti quest'anno a Monaco, abbiamo avuto una sessione molto interessante sullo sviluppo di nuovi marcatori per il tumore prostatico. Dal punto di vista diagnostico va sicuramente segnalata l'introduzione di un esame che si chiama 4K, che purtroppo in Europa non è ancora disponibile, ma che lo è diventato negli Stati Uniti. Che cos'è questo particolare marker? È un'analisi di quattro diverse callicreine, che sono delle proteine, una delle quali è il PSA. E si è visto che combinando l'esame del PSA con altri tipi di PSA libero, quindi delle frazioni di PSA, si riesce ad avere un'ottima capacità diagnostica assolutamente superiore a quella del PSA da solo. Per cui abbiamo visto diversi studi su questo nuovo marker e possiamo dire che molto probabilmente nei prossimi anni basterà eseguire questo esame del sangue per avere più facilmente un'idea di quello che succede nella prostata del nostro paziente, ovvero se c'è un tumore, se c'è un tumore aggressivo o meno. Quindi, cosa speriamo di ottenere dall'utilizzo di questo marker? Una sensibile diminuzione del numero di biopsie prostatiche che oggi vengono fatte e che risultano negative, che causano discomfort al paziente e che possono avere delle complicanze. Secondo uno studio pubblicato su JAMA, la rivista scientifica dell'Associazione Medica Statunitense, le recenti epidemie di morbillo e pertosse negli Stati Uniti hanno colpito un gran numero di persone non vaccinate o sottovaccinate, circa il 70% dei malati totali. Il 93% di queste non era stato vaccinato per motivi religiosi o etici, mentre una piccola parte non aveva ricevuto il vaccino per motivi medici. Tuttavia, diversi casi si sono verificati anche in popolazioni vaccinate, indicando un calo dell'immunità generale. Un altro studio si è occupato della sindrome commotiva post-concussiva nei bambini, cioè l'effetto delle botte in testa ricevute durante l'esercizio di sport che prevedono un certo contatto fisico. Sebbene di solito i sintomi durino non più di 2 settimane, nel 33% dei bambini si arrivava fino ad un mese. Gli effetti della sindrome commotiva sono difficoltà nell'apprendimento, depressione ed in generale una peggiore qualità della vita. Gli autori dello studio sono alla ricerca di un protocollo certo e validato per la diagnosi di questa sindrome. Per questa edizione è tutto. Arrivederci.